Ma perché nei film non si svegliano mai così? Allora, ci serve del nastro adesivo, una forbice, del solvente, possibilmente non acetone, dei pad di cotone, un pennello angolato, alcuni smalti colorati troverete qui sotto nell'info box i nomi di tutti quelli che ho utilizzato io, un top coat, io utilizzerò questo appunto di Essence, che è il mio preferito, delle cannucce, e della carta da forno o carta scottex. Ed ora ragazze iniziamo. Allora, con il nastro adesivo andiamo a proteggere, dopo aver steso come avete visto la base bianca su tutte le unghie, andiamo a proteggere la pelle attorno a, appunto all'unghia, perché andremo a sporcarci. E procediamo ovviamente su tutte e cinque le dita. Prendiamo un po' di carta forno, carta scottex e un paio di cannucce. Ora mettiamo il primo colore nella nostra carta scottex, o se preferite direttamente nella cannuccia. Io ho iniziato così e poi ho continuato appunto con la cannuccia, e andiamo a sporcare la base della cannuccia con lo smalto. Soffiamo dentro la cannuccia ed ecco qua ottenuto l'effetto splash, diciamo, che appunto è questa nail art. Taglio via il pezzettino utilizzato con il colore più scuro e procedo così via via con tutti gli altri colori. Ecco qua, come vedete stanno cambiando i colori, e questo è quello che otteniamo alla fine dopo averli utilizzati tutti quanti. Vedete ancora lo scotch attorno appunto alle unghie. Ora lo vado a togliere, ecco perché ci serviva la forbicina. Dai che ce la faccio. Ed ecco qua. Tolto lo scotch, vedete che comunque è ancora sporco, cioè abbiamo sporcato almeno un pochino la pelle ovviamente attorno alle dita. Mi prendo un guantino e dell'acetone e con un pad di cotone vado a togliere il più grosso, in questo modo qua, facendo attenzione ovviamente a non toccare l'unghia. Ora mi prendo il mio pennello angolato. Questo è del set Croc, qualcosa del genere, di Zoeva, che non utilizzo perché non mi piace, e vado a rifinire bene bene il bordo attorno all'unghia. Potete utilizzare, se l'avete, anche la penna acetone. Fatto questo, mettiamo il top coat. Ed ecco qua ragazze, questa è la nail art finita. Spero vi sia piaciuto. Io la trovo molto estiva, molto colorata, mi piace veramente tanto, e noi ci vediamo alla prossima. Un bacio.